pace e bene, sono Fra Matteo, e mi occupo della mensa dei poveri da più di 2 anni a questa parte. Ci troviamo a Foggia, all'interno del giardino del nostro convento intitolato all'Immacolata. Questa struttura è stata iniziata alla fine degli anni 50 e poi ultimata dopo quasi 5-6 anni. Contestualmente alla costruzione di questo convento c'è stata anche la realizzazione della mensa dei poveri. Inizialmente questa esigenza era nata perché c'erano molte persone che venivano a bussare alla porta del nostro convento e per poter far fronte alle esigenze di queste persone che si avvicinavano al nostro convento chiedendo un pasto caldo, i frati, seguendo la tradizione nostra francescana, il nostro carisma al servizio dei poveri, si sono subito adoperati per poterli accogliere in maniera degna. Inizialmente c'era un frate di nome Fra Masseo, proveniente dal convento di San Giovanni Rotondo, un frate che era stato lì di famiglia, che aveva cucinato anche per Padre Pio, un frate che si era messo subito a disposizione nei confronti di questi bisognosi che bussavano alla porta di questo convento, ha iniziato ad accogliere queste persone. Man mano che il numero è aumentato, man mano che le persone sono diventate più numerose, si è pensato bene di costruire questa struttura che contiene una cucina e un refettorio. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora, questa è la nostra cucina. Abbiamo cercato di utilizzare il meglio che ci fosse sul mercato per poter esprimere al massimo il nostro servizio. Chiaramente durante il periodo della pandemia abbiamo valutato le criticità che c'erano all'interno di questa struttura, abbiamo ristrutturato questo ambiente rendendolo più fruibile, chiaramente sempre seguendo quelli che sono gli aspetti legati alla sicurezza e soprattutto all'igiene e alla sanità. Stanno preparando i pasti per questi nostri poveri. Chiaramente non possiamo accogliere in presenza i fratelli che vengono a bussare alla nostra mensa e per questo motivo, per poter continuare il nostro servizio, anzi questo è iniziato durante il lockdown, abbiamo pensato di preparare sempre il piatto caldo all'interno di questi piatti, all'interno di questi contenitori che poi vengono portati alle persone che si presentano. Vengono preparati ogni giorno, dal lunedì al sabato, almeno un centinaio di pasti, poi chiaramente il numero varia in base alle persone che si avvicinano qui. La domenica no, perché siamo d'intesa con le parrocchie limitrofe, con le varie caritas parrocchiali, e quindi abbiamo un calendario che si segue in maniera tale che le persone non restano mai senza mangiare, non restano mai scoperte, come si dice. Siamo aperti anche il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, perché sono 2 giorni particolari che noi frati dedichiamo con molto piacere per queste persone che magari proprio nei giorni di festa, nei giorni di solennità restano sole e non hanno un punto di riferimento. Abbiamo in quest'altra zona quella che praticamente dovrebbe essere la sala da pranzo, che attualmente è ferma, quindi anche qui abbiamo cercato di rinnovare, di prendere delle attrezzature adeguate per le nostre esigenze, e quindi abbiamo cercato anche di rendere la zona più luminosa e più accogliente, chiaramente aspettando sempre che possiamo servire i fratelli poveri in presenza. C'è sempre nel vassoio il piatto caldo,
poi c'è il secondo, la pietanza, il pane e la bottiglietta dell'acqua. E da quest'altra parte invece, ecco, c'è proprio l'ingresso dove si avvicinano queste persone. E qui, ecco, questo è l'ingresso. Abbiamo anche l'ausilio di abbiamo anche l'ausilio di una guardia giurata. Queste persone cominciano a venire dalle 11:30 e quindi man mano che prendono il loro vassoio, il loro pasto, vanno via e si aggirano, come ho detto prima, attorno a un numero di 100, quindi ci sono le distribuzioni dei pasti dalle 11:30 fino alle ore 13:00.